compagno Alessandro Giardiello dell'esecutivo nazionale di Sinistra Classe Rivoluzione. Volevo non solo ringraziare il compagno Esteban Volkov, ma anche i compagni della sezione messicana della tendenza marxista internazionale che hanno girato questo video, viste le difficoltà tecniche che abbiamo avuto per avere Esteban in diretta. Passo la parola ad Alessandro, gli chiedo di salire qui sul palco e a seguire ci sarà l'intervento del compagno Alan Woods. Buonasera compagni, siamo ormai a 10 anni dall'inizio di questa crisi, però pare che il signor Draghi, il nostro capo del governo, il caro Gentiloni, dicono che ormai siamo arrivati in fondo al tunnel. Qui c'è gente ancora che parla di rivoluzione, questi signori ci dicono che ormai la crisi è superata. Allora io vorrei partire in primo luogo da qui e ricordare a tutti voi che ancora oggi, a 10 anni dalla crisi, il prodotto interno lordo è ancora 7 punti percentuali al di sotto di quello che era nel 2008. È stata distrutta in Italia il 25% della capacità produttiva. Questa percentuale raggiunge il 40% nel mezzogiorno d'Italia. La disoccupazione è al 38% a livello nazionale ed è a punte di oltre il 60% nel mezzogiorno. Questo è il doppio di quello che c'è nella media dell'Unione Europea. Negli ultimi 20 anni sono emigrati dal mezzogiorno al nord Italia o al nord Europa 2,5 milioni di giovani. Il 25% di questi erano laureati. Stiamo parlando di un esodo molto simile a quello che c'è stato negli anni 50 e 60, con una differenza fondamentale: che le rimesse non sono arrivate nel mezzogiorno e che la gran parte di questi giovani che sono stati sfruttati in condizioni precarie di lavoro sono dovuti tornare al sud. Ora inizia a andare di moda anche il lavoro non retribuito. C'è un sociologo, il signor De Masi, molto vicino al 5 Stelle, che ha coniato un nuovo slogan. Noi negli anni 70 parlavamo di lavorare meno, lavorare tutti. Il signor De Masi ci propone la sua alternativa, è lavorare gratis, lavorare tutti. Peraltro è quello che stanno facendo con la proposta dell'alternanza lavoro. Il nostro movimento Sinistra Classe Rivoluzione lancerà una campagna su questa questione e ci sono già state manifestazioni. Perché qual è la formazione che viene offerta ai giovani? Lavorare in un McDonald's, a friggere patatine, servire ai tavoli e subire anche le molestie di un porco che ti minaccia ragazze di 16-17 anni che verranno bocciate se non si mostreranno carine con lui e disponibili con il loro padrone. Questa è la formazione che ci viene proposta da questo governo, questa è la formazione che ci viene proposta dal Partito Democratico. All'Ilva stanno licenziando oltre 4.000 lavoratori e allo stesso tempo stanno organizzando l'alternanza scuola-lavoro, mandando i ragazzi degli istituti tecnici del Tarantino a sostituire questi operai. Questa è una vergogna, tutta la questione dell'Ilva di Taranto è una vergogna nazionale. Arriva è stata regalata l'Ilva. Doveva pagare 1.460 miliardi delle vecchie lire, che era una cifra ridicola per il più grande insediamento produttivo non d'Italia ma di tutta l'Europa, qual era l'Ilva di Taranto e continua ad essere l'Ilva di Taranto. Ha pagato la prima rata, poi ha fatto ricorso come la Fiat con l'Alfa Sud e l'Alfa Romeo, è la stessa storia compagni. Poi dopo anni di profitti Riva ha provocato centinaia se non migliaia di tumori ai tarantini per diossina, non ha mai fatto gli investimenti che gli erano stati chiesti e poi c'è stato il commissariamento, altri soldi pubblici e ora la proposta di ArcelorMittal,
una multinazionale straniera che propone l'acquisizione in cambio di 4.000 licenziamenti e senza dare nessuna garanzia rispetto alla riconversione industriale. Non so se qualcuno di voi è mai stato al quartiere di Tamburi, dove c'è tanto così 2 centimetri di polvere rossa nei quartieri dove vivono gli operai di Taranto. E si parla di crisi, però la crisi c'è solo per noi, c'è solo per i proletari, c'è solo per i disoccupati, c'è solo per i pensionati. Per loro la crisi non c'è. I profitti delle grandi multinazionali, andate a vedere la lista delle prime 500 multinazionali al mondo che viene pubblicata da Fortune, stanno facendo profitti nella crisi, sulla nostra pelle, sul nostro sangue. E ci domandate perché oggi, a 100 anni della rivoluzione d'ottobre, è ancora attuale parlare di un movimento di emancipazione delle classi popolari, delle classi lavoratrici? Ce lo domandate? Vorrei dare un dato, ricordare che anche nel 1980 c'era il capitalismo in Italia e in Europa, però il movimento operaio era nelle piazze e all'epoca il 70% del reddito nazionale andava in salari. Sapete quant'è oggi questa percentuale? Il 40%. Negli anni 70 era normale che un manager, un padrone, prendesse un salario 50, 100 volte superiore a quello di un operaio. Oggi il rapporto si è spostato a 10.001. 10.001. Il signor Marchionne, in stipendi e stock option, prende il salario di tutti gli operai italiani della Fiat. Questa è la realtà. Si sono accumulati, quando ci dicono non ci sono i soldi per la politica, per le politiche sociali, per la scuola, i soldi ci sono. Sono estremamente concentrati in poche mani ed è lì che una sinistra di classe, una sinistra che vuole parlare ai lavoratori, ai disoccupati e ai pensionati, e a questa ricchezza che deve tentare di espropriare e di mettere sotto il controllo popolare. Noi non ci limitiamo a parlare di intervento pubblico, perché lo sappiamo com'è l'intervento pubblico qua in Italia: è socializzare le perdite e privatizzare i profitti. E lo dico anche al gruppo dirigente della FIOM, che sta proponendo questo in questo momento all'Ilva, di entrare dentro. Lo Stato ci mette i soldi, così come è avvenuto con le banche venete. Ora compagni, noi siamo in una polemica con la sinistra riformista italiana. Abbiamo la peggior sinistra d'Europa, MDP, SI, possibile Rifondazione Comunista. Io leggo su giornali come il Manifesto, che peraltro non hanno capito nulla di quello che sta succedendo in Catalogna, stanno confondendo la Catalogna con la Padania perché sono degli emeriti ignoranti. Anche se hanno una laurea, sono degli ignoranti. Ci parla un giorno sì e l'altro pure della necessità di costruire una grande lista della sinistra in questo paese. Ma la domanda che io faccio a questi compagni: ma noi pensiamo veramente che D'Alema, Bersani, Vendola, Ferrero, questa gente possa offrire un'alternativa agli enormi problemi che stanno attraversando la maggior parte dei lavoratori, la maggior parte della popolazione in questo paese? Dicono di voler ricostruire la sinistra, bella sinistra quella che vota il decreto Minniti per reprimere gli immigrati e sfruttarli di più, o che esce dall'aula e permette la reintroduzione dei voucher, dopo che la CGIL aveva raccolto centinaia di migliaia di firme, o che regalano 20 miliardi per salvare le banche venete, e non è il primo salvataggio che viene fatto in Italia. Però adesso questi compagni ce l'hanno fatto vedere, hanno rotto col governo Gentiloni, brava, hanno rotto col governo Gentiloni a fine legislatura. E su cosa? Sulla legge elettorale. Perché? Questa legge elettorale
non c'è bisogno che ve lo dica io, è sicuramente antidemocratica. Ma che cosa proponevano loro? Il maggioritario. Perché il maggioritario? Per poter fare le alleanze col Partito Democratico. Ancora col Partito Democratico. Credo, compagni, che sono questi cuor di leoni, questa gente che a sprezzo del pericolo, noi non abbiamo bisogno più di questi personaggi. Credo che quando si dice all'interno delle forze più a sinistra del riformismo in Italia che bisogna proporre qualcosa di nuovo, qualcosa come quello che Corbyn, Podemos hanno proposto, io chiedo a questi compagni di essere coerenti con quello che dicono, perché a me pare che in Sicilia stanno andando tutti assieme dietro a Fava, che certo non ha le sembianze di Corbyn e certo non propone la nazionalizzazione del trasporto in Gran Bretagna come ha fatto Corbyn. E allo stesso tempo penso che ormai è già in corso una trattativa, adesso si parla di democrazia, la proposta dell'uguaglianza, l'assemblea del brancaccio, di ricostruire una sinistra. Io credo che il PRC con l'ultimo comunicato, Rifondazione Comunista, ha già aperto una trattativa. Questa lista non avrà un programma radicale, non avrà un profilo di netta discontinuità col passato, non avrà un personale politico nuovo, tutte cose che Rifondazione Comunista richiede per poterci entrare, e comunque Rifondazione Comunista entrerà in questa lista. Perché? Per avere qualche seggio, perché questo è quello che conta per i riformisti, avere qualche parlamentare. Io credo che noi dobbiamo essere molto più ambiziosi. E tra l'altro voglio dire una cosa, ancora oggi questi signori parlano di antiliberismo, ma fatemi capire, cioè siamo entrati in un'epoca in cui la globalizzazione sta tornando indietro, con Trump che sta portando avanti politiche protezioniste, con Xi Jinping, c'è stato adesso il congresso del Partito Comunista Cinese che con una falce e martello dietro di sé sta proponendo una restaurazione capitalista ad ogni livello con lo sfruttamento della classe operaia cinese che non ha precedenti, e politiche keynesiane, stiamo parlando di un keynesismo di tipo militare, e questi qua ci parlano ancora del liberismo, ci parlano dell'antiliberismo, ma sono ancora i ragazzi di Genova del 2001, ma sono cambiate un po' di cose dal 2001, c'è una crisi del capitalismo che non ha precedenti, che è superiore a quella degli anni 30, che provocò la seconda guerra mondiale e delle esplosioni rivoluzionarie che ci furono dopo la guerra. E voglio ricordare una cosa rispetto a Genova e anche alle cose importanti che ci ha detto oggi Vigal. Questo Stato democratico, queste costituzioni, qui abbiamo gli stalinisti che i sovranisti, no? Ci vorrebbero riportare al tricolore, perché di questo stanno parlando. Parlano solo di Costituzione, è la Costituzione spagnola, quella che è uscita dalla lotta contro la dittatura, con cui oggi si sta reprimendo il popolo catalano, e viene commissariato un'autonomia come quella catalana. E ricordiamo, la Catalogna non è la Padania, la Catalogna ha una storia come popolo, come continuità territoriale, come cultura, ha una letteratura da secoli. La Catalogna ha sempre avuto un movimento progressista e, come ci ha spiegato Vidal, la classe lavoratrice più combattiva, tra le più combattive al mondo. Noi dobbiamo sostenere quel movimento, dobbiamo rivendicare la Repubblica Socialista Catalana, perché se i comitati di difesa del referendum o della Repubblica si unificano, si coordinano e nasce uno Stato che si basa su questi consigli popolari, allora si sta mettendo in crisi l'Unione Europea. La nostra proposta non è tornare alla lira come propongono i sovranisti in Italia, o alla dracma come faceva il KKE in Grecia. La nostra proposta è mettere in discussione i rapporti di produzione del paese. Noi siamo una piccola forza, ma abbiamo un futuro grande davanti a noi, e con altre piccole forze che con noi potranno avere
un futuro? Vogliamo esserci alle prossime elezioni politiche? Ci vogliamo essere con una piattaforma che metta al centro le nazionalizzazioni delle grandi aziende strategiche sotto il controllo operaio, la riduzione a 32 ore dell'orario di lavoro a parità di salario, altro che lavoro gratis, che proponga la requisizione di tutte le banche che in questi anni hanno ricevuto finanziamenti e delle aziende a fondo perduto? Non lo so, hanno fatto una legge per riprendersi le ricchezze dei mafiosi, che poi non riescono a prenderle, ma questo è un altro discorso, perché solo il controllo popolare operaio potrebbe fare questo. Ma perché non possiamo andarci a prendere il maltolto dai Riva, dai Agnelli, da tutti quelli che in questi anni hanno speculato sulla nostra pelle? Altro che se possiamo farlo, ci vuole la volontà politica e ci vuole un governo dei lavoratori. Questo possiamo farlo certamente non solo presentando una lista, costruendo un'organizzazione di quadri, di militanti, e capiamoci bene, compagni, non pensiate che questo Movimento 5 Stelle sia una soluzione ai vostri problemi. Lo dico perché tanti operai lo pensano e noi dobbiamo saper dialogare, perché rappresentano un elemento di rottura con tutto quello che di negativo c'è stato nella politica ufficiale in questi anni. Dobbiamo dialogare con questi operai e proporre la nostra alternativa, e credo che l'esperienza della classe lavoratrice e la capacità che avremo di proporre questa alternativa rivoluzionaria potrà un giorno anche qui, nonostante lo scetticismo e il pessimismo che è diffuso nella sinistra italiana, anche noi un giorno fare l'assalto al cielo, come fecero 100 anni fa i lavoratori russi, aprendo un'epoca completamente nuova per la classe lavoratrice e per la società intera. Grazie.